È iniziata il 7 maggio a Francavilla al Mare con il simposio Arte e Diritto e un convegno sulle misure di liberalizzazione nelle professioni, l'undicesima edizione della Loom European Week. Gli altri due incontri programmati si sono svolti in Puglia, a Casamassima e Trani. Le tematiche affrontate dai relatori hanno tutte carattere giuridico ed economico, nel solco dell'apertura all'Europa, da sempre prerogativa della libera Università Mediterranea Jean Monnet. Il 9 maggio, la festa dell'Europa, si celebra la dichiarazione di Robert Schuman, fatta nel 1950 e considerata un simbolo dell'UE, come l'inno, il movimento finale della Nona Sinfonia di Beethoven, la bandiera con le 12 stelle, il motto Unita nella diversità e la moneta unica, l'euro. A Francavilla al Mare, la LUM ha aperto recentemente la sede della Facoltà di Giurisprudenza attraverso una convenzione stipulata con il Comune, il sindaco Antonio Luciani. Con questo tutoraggio dell'Università di Giurisprudenza, questa università prestigiosa, una grande opportunità per Francavilla. Oggi si discute di economia, un argomento quanto mai al centro, dopo le recenti anche elezioni che ci sono state in Francia, comunque argomento centrale in Europa. Francavilla vuole tornare a essere un punto importante. Oggi tutte le personalità che ci sono venute a trovare per partecipare a questo convegno sono un attestato di stima che apprezzo molto. Il mio saluto innanzitutto è quello di essere vicini a un'università privata che però ormai rappresenta una realtà importante per la cultura della nostra regione. Abbiamo sposato anche la causa di questa mostra in anteprima nazionale di questo pittore serbo che vive a Parigi, Sebajic, è un artista di fama internazionale, quindi noi vogliamo che l'arte si coniughi con il diritto e le istituzioni, quindi ovviamente siamo vicini. Per quanto poi riguarda la questione legata allo sviluppo dei rapporti tra le università e tra le istituzioni europee, nessuno più di me crede in questo messaggio, avendo io avuto nel corso dell'anno 2011 la presidenza della CALDEC, questa conferenza che riunisce 74 assemblee legislative d'Europa. Quest'anno rivesto il ruolo di vicepresidente della medesima assemblea. Credo profondamente nei rapporti interistituzionali, nella necessità di coniugare le esigenze della cultura con quelle delle istituzioni al di sopra degli steccati che in passato ci sono stati tra regione e regione. I lavori del convegno sono stati introdotti dal professor Roberto Martino, preside della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università LUM Jean Monnet. Che cosa significa oggi parlare di Europa in tempo di crisi e con tutte le polemiche in corso? Beh, certo, è un argomento delicatissimo. Oggi celebriamo in realtà la data in cui c'è la famosa dichiarazione Schuman, nella quale sono state poste le basi dell'Europa futura, cioè l'idea di costruire un'Europa a piccoli passi, da un lato, l'idea dell'unificazione economica come sostrato per determinare la solidarietà tra i popoli. Su questa strada si è andati molto oltre, si è arrivati all'unificazione monetaria e forse questa ha creato tutta una serie di problemi. Il pericolo è che si sia un punto di non ritorno e questo, diciamo, anche attraverso queste manifestazioni che diffondono la cultura europeistica è una conseguenza che noi vorremmo evitare, tutti noi che crediamo nell'Europa unita. Che cosa manca dunque? C'è l'unità monetaria ma non c'è quella politica? Beh, il problema reale è questo, non c'è un'unità politica effettiva e quindi si va avanti, si naviga a vista, talvolta col veto incrociato dei diversi stati e dei diversi governi, questo è il reale problema. Nello stesso tempo non so bene se veramente fino in fondo quell'idea che l'unificazione economica avrebbe rappresentato anche motivo di coesione morale, culturale, spirituale, intellettuale tra popoli si sia realizzata e in che misura si sia realizzata. In tutto questo quali sono gli obiettivi, gli scopi dell'Università LUM? Beh, la LUM ha sicuramente una vocazione europeistica, come dimostrato dal fatto che ci sono numerosi corsi, cattedre della Jean Monnet, della Commissione europea a Bruxelles. E quindi è un'università proiettata all'Europa, proiettata anche al Mediterraneo, lo dice lo stesso nome, e però ha anche profonde radici nel territorio, quindi il collegamento con le istituzioni locali, anche con gli ordini professionali, come dimostra del resto il convegno di oggi pomeriggio,
che si caratterizza, direi, anche per una tavola rotonda particolarmente interessante, in cui diversi ordini professionali dei commercialisti, degli avvocati e dei notai potranno, come dire, dialogare e colloquiare su un tema così delicato e importante che riguarda tutte le professioni. Nell'ambito del simposio Arte e Diritto, l'Università Lumen, in collaborazione con il Comune di Francavilla al Mare, con il patrocinio e il contributo della Presidenza del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ospita in anteprima nazionale presso il MUMI di Francavilla la mostra Senza Confini del noto artista serbo Miloš Sobajić. La mostra, che resterà aperta fino al 21 maggio, raccoglie le opere dell'artista che appartengono ai cicli Il Grande Passo e Soffocamento. La mostra è stata presentata dal critico Stefano Cecchetto. È una mostra dalle connotazioni forti, perché l'artista viene da una terra, la Serbia, che ha provato un grande dolore, un grande conflitto, e questo si sente nell'opera. Ci sono queste incursioni, diciamo così, quasi delle protesi che entrano dentro all'opera pittorica di Miloš, e questo dà una connotazione forte, che vuol dire arte e dolore in qualche modo. Queste gambe che sembrano camminare senza il busto, che cosa vogliono rappresentare? Queste gambe sono anche l'identità trasferita, chiamiamola così, cioè la presenza dell'artista che attraversa la sua opera, e quasi con delle incursioni, delle camminate per attraversarla, per vederla in un modo, diciamo, più vicino, una sorta di identità, alterità dell'artista nell'opera. E poi ci sono anche delle installazioni che potremmo definire sculture. Che cosa rappresentano? Sono, diciamo, la medesima sequenza delle opere pittoriche. Cioè, Sobajić trasferisce anche nella scultura, nella tridimensionalità, lo stesso linguaggio, lo stesso discorso che racconta con l'opera pittorica. E poi i colori, il bianco, il rosso e anche il blu. Ma questo credo sia più che altro un aspetto che deriva anche dalle frequentazioni delle terre, la Francia, dove vive Sobajić in questo momento, quindi ha anche dei colori un po' nazionali, un po' nazionalisti, e comunque sono anche dei colori forti che trasferiscono un'immagine violenta e immediata. Intervento atteso al convegno presso il MUMI del professor Dominique Salvatore, originario di Villa Santa Maria, considerato uno dei massimi esperti al mondo di economia. Salvatore è docente di economia politica alla Fordham University di New York e alla LUM ed è consulente presso le Nazioni Unite, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. L'intervento del professor Salvatore è stata una vera e propria lectio magistralis. Il Brasile è in crescita, ha detto il docente, i tassi di interesse in Europa sono al minimo, negli Stati Uniti d'America a un quarto di punto, in Giappone allo zero. E l'Italia? L'Italia purtroppo è in crisi ancora più profonda di altri paesi europei, eccetto la Spagna, l'Irlanda e la Grecia, solo che si trova in una situazione di dover fare le riforme in una situazione di recessione. Le riforme si devono fare quando l'economia va bene, perché i costi vengono subito e i benefici dopo. Purtroppo adesso ci troviamo in una situazione di crisi dove si devono fare le riforme che sono onerosissime. Bisogna aumentare le tasse, ridurre i benefici in una situazione di recessione, perché ci dicono i mercati altrimenti ci picchieranno. Quindi è una situazione drammatica dalla quale purtroppo, io non sono pessimista, ma purtroppo penso che non si possa uscire nel giro di un anno o due, ci vorrà più tempo. Il governo tecnico a guida Mario Monti come si sta comportando secondo lei? Il governo Monti, come sappiamo, è una persona seria e sta facendo le cose
che lui ha detto che bisogna fare. E infatti lui, prima di accettare di fare il governo, ha avuto l'assenso dei partiti che gli dovevano lasciare lo spazio di fare. Solo che, ripeto, in una situazione di crisi non so come possa risolvere il problema, anzi in una situazione di crisi potrebbe sprofondare l'Italia ancora in una situazione più difficile. Quindi ci vorrebbe forse un po' più di coraggio nel non aumentare le tasse, ma ridurle, e non diminuire i costi di governo, perché è necessario. Ma lui si sta battendo per far sì che tutta l'Europa capisca questo, perché sarebbe molto più facile e accettabile se anche gli altri paesi in crisi. Poi c'è un'altra cosa che nessuno dice. Ebbene, quando c'è una ristrutturazione da fare, la ristrutturazione dovrebbe essere fatta in modo simmetrico dai paesi in crisi, ma anche dai paesi cosiddetto virtuosi. La Germania, la crescita della Germania è molto a scapito dell'Italia e degli altri paesi. Perché? Perché se la Germania non ci fosse l'euro, la moneta tedesca sarebbe apprezzata, il Deutschmark, di 30-40%. Quindi la Germania non sarebbe cresciuta tanto quanto è cresciuta con l'euro. Quindi l'euro, che è un valore troppo alto, che ha un danno per l'Italia, è un beneficio per la Germania. Quindi i costi delle ristrutturazioni dovrebbero essere più suddivisi in modo equo, sarebbe a dire. Quelli dovrebbero accelerare la crescita per dar più spazio all'Italia e agli altri paesi in crisi di crescere. E invece fa il contrario. Ecco, quindi tutta la ristrutturazione viene imposta ai paesi deboli. E non dovrebbe essere così, perché c'è sempre chi ci guadagna e chi ci perde. Allora dovrebbero suddividersi un po' i costi. Invece sono solo... Ecco, Monti sta facendo quello che deve fare, ma si sta anche impegnando per far sì che l'Europa capisca, specialmente i tedeschi, che in una situazione di crisi non si possono aumentare le tasse e ridurre i benefici e i costi. Questo lo si può fare, lo si dovrebbe fare dopo, ma l'Italia non può farlo da solo e dovrebbe convincere la Germania. E la vittoria di Hollande in Francia potrebbe cambiare lo scenario europeo? No, perché Hollande è anche contrario alle imprese. Hollande è pericoloso. A noi Sarkozy non piaceva, ma Hollande è ancora più pericoloso, perché non capisce che la ripresa deve venire dalle imprese. Invece lui ha l'istinto che le imprese sono in partenza sfruttatrici, in partenza che vuole aumentare le tasse moltissimo, ma questo non farà altro che ridurre la crescita della Francia. Infatti la prova di tutto questo è che, anche se la vittoria di Hollande era anticipata e quindi l'euro è sceso un po' in anticipo della vittoria di Hollande, quando la vittoria c'è stata l'euro è sceso ancora di più. Sarebbe a dire, è scoraggiante per l'euro, per l'Europa, un capo di governo che vuole aumentare le tasse e considera le imprese, gli imprenditori come la ragione della crisi. Invece la crisi può solo ripartire incentivando le imprese e gli imprenditori. Premesso che nessuno di noi ha la sfera di cristallo, quando potremmo tirare finalmente un sospiro di sollievo? Quando ci sarà la ripresa? Beh, la ripresa di sicuro, purtroppo, ripeto, io non sono un pessimista, ma non penso che la ripresa ci possa essere né quest'anno né il prossimo. Si cerca di minimizzare il costo, il peso, l'onere di questa crisi, sperando che le riforme che si stanno facendo, anche se adesso comportano un danno, nel giro di un paio d'anni, quindi io direi non prima di un paio d'anni. Si spera solo che non si continui, che il fondo sia stato già toccato e quindi che la ripresa, anche se lenta, riparta. Però per vedere una ripresa più solida, che comporti aumento della produzione e dei posti di lavoro, penso che al minimo dovremmo aspettare 2 anni, purtroppo. In conclusione, una battuta: 11ª festa dell'Europa, 9 maggio, l'anniversario delle dichiarazioni di Schuman. Oggi che senso ha ancora parlare di Europa alla luce di questa crisi e alla luce delle polemiche? Beh, l'Europa, noi sappiamo,
che l'Europa è stato un concetto o una qualcosa di politico più che economico. Sarebbe a dire l'Europa voleva questa unificazione per evitare tutto ciò, il passato, guerre, e per dare stabilità a nazioni che fino a 10-20 anni fa non erano democratiche, 30 anni fa la Spagna, la Grecia, e quindi per dare stabilità. Quindi c'è stato un beneficio. Il beneficio era stato voluto più per ragioni politiche, sperando poi che anche i benefici economici venissero. E invece è una casa le cui fondamenta non sono solide, ed c'era tutto da aspettarselo che questo sarebbe accaduto. Sarebbe a dire gli Stati Uniti possono avere una moneta unica che funziona. L'Europa non è un'entità completa, non è un'entità che è un'integrazione solo monetaria. Se lo fosse anche politica e anche fiscale, sarebbe come gli Stati Uniti. Non lo è. È una casa mezza fatta con le fondamenta non molto solide.